Terme Ugane, Covid, bollette alle stelle, come sta andando? Sì, la situazione è difficile per tutta l'imprenditoria e anche per i nostri imprenditori alberghieri. C'è da dire che sfruttando l'acqua calda, paradossalmente ci sono dei benefici che però vengono vanificati da questi cari bolletta e di conseguenza siamo alla stregua di tutte le altre industrie turistiche e non che vivono momenti di difficoltà. Cosa c'è da dire? C'è da dire che inizia l'alta stagione, che comunque si stanno affacciando tantissimi turisti, soprattutto dall'estero, e per quanto riguarda gli hotel dismessi esiste un elemento di frizzantezza perché molti sono stati acquistati all'asta da imprenditori e da fondi di investimento importanti dove manterranno la vocazione turistica. Su altri, come amministrazione comunale, abbiamo in previsione di presentare alla cittadinanza un piano urbanistico di rigenerazione dove, abbattendo gli hotel dismessi, si possono generare nuove forze con dei cambi di destinazione. Quindi con un investimento pubblico importante. Più che investimento pubblico, un investimento privato. Il nostro master plan urbanistico mira a coordinare e a orientare tutti gli investimenti privati. Ripeto, non è la legge, ma sono delle indicazioni per fare in modo che la città di Montegrotto Terme abbia un piano urbanistico come non l'ha mai avuto e di cui necessita da almeno 40 anni. Quindi abbattendo i vecchi hotel magari si offre la possibilità di riedificare in maniera diversa? Sì, si possono fare cubature residenziali, commerciali, però esulando dalla logica speculativa. Qui non c'è bisogno di speculazione, c'è bisogno di costruire bene e soprattutto in maniera armonizzata con il resto della città. Perché Montegrotto ha bisogno di un vero centro, possibilmente pedonale, ma questo ci si arriverà con gli anni. E lo stesso ragionamento lo stiamo facendo sulle frazioni di Turri e Mezzavia, perché possono rappresentare sia da un punto di vista turistico, ma soprattutto per i cittadini, delle zone urbanisticamente importanti da valorizzare. Boom turistico per tutta Italia. Le terme partono con una stagione un po' più avanti che coincide però con un momento di grande preoccupazione dei cittadini. Questo rallenterà un po' la crescita prevista. Il turismo vive di alti e bassi e l'abilità degli imprenditori sta anche in questo, in attrezzarsi per affrontare le emergenze che derivano non solo dalla pandemia ma anche dalle contingenze economiche. Basti pensare al grande cambiamento che c'è stato dagli anni 80 agli anni 90 col mercato tedesco, quando la Kranken Incasse non pagava più le ferie alle terme ai tanti tedeschi. Qui le aziende serie che investono, che sono pronte anche a subire i contraccolpi del mercato, riescono a stare sul mercato. Quelle che invece non si attrezzano rischiano di scomparire. Quindi da qui la necessità che anche l'imprenditoria sia flessibile, perché io ripeto sempre che non siamo noi a dettare le leggi del mercato, ma è il mercato a farcele subire. Quindi dobbiamo essere attenti, come succede nel resto del mondo.